Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro della Science Communication Week. Io sono Dario Pellizzon, ho l'onore di essere dirigente dell'area ricerca qui a Ca' Foscari, quindi oggi parleremo di comunicazione, in particolare nei progetti di ricerca. Il mio ruolo qui dentro, o meglio, a questo tavolo che non c'è, è di essere il moderatore, ma io preferirei essere l'agitatore di questa cosa. Per cui datemi una mano e cerchiamo di approfittare di questo tempo per essere il più possibile interattivi. Due parole da parte dei nostri ospiti in modo di sapere già da subito chi sono e cosa fanno. The floor is yours. Just introduce please to yourself. Mi dispiace, non posso parlare italiano, ma io provo. Parlare in inglese chiaro sì, così. Ok, so my name is Marcin Monko. I'm a communication press officer at the European Research Council. I've been in various roles in communication in the past 10 years in Luxembourg, European Health and Consumers Agency, in Torino, in European Training Foundation, and earlier at the International Committee of the Red Cross. In most cases, I worked as a media relations officer, communication officer. Salve, se volete parlo in inglese anch'io, ma insomma, saltiamo un passaggio. Io sono Marco Merola, sono un giornalista e divulgatore scientifico da un ventennio. Ho collaborato con parecchie testate anche internazionali, sono stato contributor del National Geographic, con BBC, Geo, in Italia con il Corriere della Sera soprattutto. E negli ultimi anni della mia carriera ho cominciato a spendermi anche nel mondo della comunicazione e della ricerca, credendo che fosse una bella sfida da prendere e saltare la barricata, no? Filosoficamente, e quindi cominciare a lavorare dall'altra parte per i miei colleghi, essenzialmente cercando di portare la mia professionalità in quel settore. E quello che vi presenterò oggi, che è uno dei case history di cui mi hanno chiamato per parlare, è un progetto di ricerca scientifica che spero e penso che vi piacerà molto, del settimo programma quadro dell'Unione Europea, FP7, che ormai non esiste più, essendo fisiologicamente entrato in Horizon 2020, ed è un progetto molto interessante che si chiama Sunrise sull'Internet of Underwater Things, che è una, secondo me, una sfida della tecnologia ormai praticamente quasi vinta, già vinta come vi diremo tra poco, che spero vi appassioni. Buon pomeriggio a tutti, io sono Angela Simone, mi occupo di comunicazione scientifica e dissemination e comunicazione dei progetti europei da ormai 12-13 anni. Guardo Federico Naresini perché il mio primo progetto europeo vedeva anche Federico e il suo gruppo come partner del consorzio. E mi occupo di attività di public engagement, appunto soprattutto per i progetti europei, e da qualche anno anche di Responsible Research and Innovation, che è una tematica abbastanza capillare ormai in Horizon 2020. Vi racconterò qualcosa in più appunto rispetto al rapporto tra public engagement e Responsible Research and Innovation in Horizon 2020. Sono anche una collega di Marco perché sono una giornalista scientifica, quindi mi diletto a esplorare tutte e due le parti della barricata, quindi lavorando come giornalista e aiutando i ricercatori a comunicare meglio. Io invece sono Federico Neresini, sono un sociologo, lavoro all'Università di Padova e in quanto sociologo, diciamo, il mio oggetto di ricerca riguarda le varie forme di relazione tra scienza e società, comprendendo anche la tecnologia, e in questo ambito, tra le altre cose, diciamo, più che fare la comunicazione della scienza o dei progetti scientifici, io la studio. Però, come diceva prima Angela, ogni tanto non mi dispiace affatto, insomma, anche entrare nel vivo delle cose e misurarmi, insomma, anche con la pratica della
la comunicazione pubblica della scienza e della tecnologia, in modo particolare mi sono un po' occupato direttamente di public engagement pure io. Ecco qua. Grazie. So I think we can start the presentation round. Who's the first? Mi metto lì che vado meglio, perché così magari controllo anche. Andiamo anche potentemente radio comandate. Grazie. Sono ritornato a, no, per me per fortuna, a Apple, ma ho perso un po' la mano. Ok, allora quello che vorrei fare io, che dovrebbe essere anche, corrispondere anche a quello che mi è stato chiesto, è quello di fare una introduzione appunto sul tema delle relazioni tra scienza e società, con un occhio di riguardo al tema della comunicazione. E quello che quindi diciamo è il mio, è un intervento di framing generale della questione. Se pensiamo a scienza e società, grosso modo io penso che la migliore rappresentazione che possiamo avere in mente è qualcosa di questo tipo: da una parte c'è la scienza, dall'altra c'è la società. Sono due cose distinte, abbastanza chiaramente separate, e questa separazione ovviamente pone dei problemi di relazione. Per esempio, uno dei problemi di relazione definito appunto in chiave comunicativa, cioè quando la scienza si preoccupa di divulgare, questo è il termine che tradizionalmente si usa, i contenuti del proprio lavoro, le proprie acquisizioni, i propri risultati a un pubblico che di scienza sa più o meno poco, mediamente, e che però per varie ragioni può essere un po' interessato o comunque ha quantomeno il diritto, essendo pagatore di tasse più o meno, di sapere dove i soldi finiscono nelle case della scienza pubblica, o essendo un consumatore e quindi finanziando le attività di ricerca fatte in ambito privato, comprando i prodotti delle industrie che hanno attività di ricerca al proprio interno fortemente connesse con il tipo di produzione che fanno, anche lì c'è un diritto, diciamo, a sapere. Ma quando parliamo di comunicazione della scienza, il termine stesso divulgazione, dare, no, al popolo, grosso modo immaginiamo un tipo di relazione asimmetrica. Chi sa sono gli scienziati, i ricercatori, chi non sa è il pubblico, e quindi non solo il processo comunicativo viene spesso descritto o concepito come una relazione unidirezionale, ma anche con una relazione asimmetrica. Solo che nel tempo, in parte anche grazie al campo di studi che frequento io stesso, che si chiama Science and Technology Studies, si è capito che probabilmente le cose non vanno così e che ci sono ottime ragioni per pensare le cose in modo diverso. Un primo passaggio che si è iniziato a fare in questo senso è quello di immaginare la relazione tra scienza e società intanto come una relazione bidirezionale. È vero che gli scienziati o chi fa ricerca o attraverso alcuni mediatori come per esempio i giornalisti scientifici vogliono o dovrebbero comunicare al pubblico quello che fanno, ma è anche vero che in vari modi il pubblico retroagisce, fa conoscere alla comunità scientifica e ai ricercatori cosa pensa della scienza, cosa pensa dei risultati della ricerca scientifica, delle loro applicazioni o degli sviluppi
dell'innovazione tecnologica, e quindi diciamo quantomeno si è cominciato a dire beh, forse la relazione non è unilineare, unidirezionale, scusate, ma è quantomeno bidirezionale. In realtà un po' alla volta si è fatta largo l'idea, non l'idea, la consapevolezza che probabilmente più che parlare di scienza e società come se fossero due entità separate, converrebbe cominciare a pensare di scienza, a parlare di scienza e società come due entità che forse sono distinguibili, ma di sicuro almeno in parte sono sovrapponibili. No, onestamente, con il senno di poi non è neanche difficile immaginarlo, insomma, no, se noi provo una cosa che provo. Chiedo sempre di fare agli studenti dei miei corsi all'università all'inizio, gli dico fate questo esperimento, concentratevi un attimo e provate a immaginare cosa sarebbe la vostra, nostra vita quotidiana, togliendo tutto quello che ha a che fare con la scienza e la tecnologia, e poi mi dite che cosa vi resta. E sostanzialmente resta pochino, e quel poco che resta è sicuramente molto diverso dal tipo di vita e di idee, di concezioni, di attività alle quali siamo abituati. Insomma, scienza e società sono veramente strettamente sovrapposte l'una all'altra, e questo vale sia pensando, diciamo, al versante della società, sia al versante scientifico. L'abbiamo detto prima, per fare ricerca scientifica tanto nel pubblico quanto nel privato ci vogliono banalmente dei denari. E i denari saltano fuori da qualche parte, o sotto forma di tasse, o sotto forma di prodotti che si acquistano, chi finanzia la ricerca in un modo o nell'altro chiaramente entra anche nel processo della ricerca stessa, chiedendo delle cose, aspettandosi dei risultati, orientando le domande di ricerca in una direzione anziché in un'altra, trasferendo nei progetti di ricerca anche concezioni che o idee che apparentemente hanno molto poco a che fare con la scienza e la tecnologia. La settimana scorsa ero a una lezione per dottorandi sul tema genere e scienza, e si rifletteva sul fatto che, per esempio, la medicina ha iniziato a riconoscere non da molto il fatto che gli uomini e le donne sono diversi, e che quindi ciò che viene testato in termini di farmacologia per gli uomini non necessariamente funziona nello stesso modo per le donne, che sembra veramente la scoperta dell'acqua calda. Però se ci pensate invece non è così. Ma perché è successo questo? Perché è successo che chiaramente anche chi fa ricerca in ambito biomedico si è portato dietro questa idea che gli uomini e le donne fossero, che il corpo degli uomini e il corpo delle donne fossero abbastanza simili, e che quindi tutto sommato si poteva fare tutt'uno. Lo stesso vale per adulti e bambini. C'è questa idea, se guardate la posologia nei giardini delle medicine, la posologia per i bambini è grosso modo, in molti casi, quella degli adulti ridotta di una certa proporzione, che è chiaramente un mancato riconoscimento del fatto che il corpo dei bambini non è solo diverso in dimensione, ma anche in processi fisiologici che probabilmente intervengono nel determinare gli effetti di certi principi attivi in un modo anziché in un altro. Non voglio perdere tempo più di tanto per convincervi che, così come la nostra vita quotidiana di comuni esseri mortali o comunque di non ricercatori è intrisa di scienza e tecnologia, allo stesso modo non è difficile trovare componenti chiaramente di derivazione sociale e culturale all'interno della pratica stessa della ricerca scientifica. E quindi, da una situazione in cui si pensava alla scienza e alla tecnologia come due entità separate, con un problema di
comunicazione, si è un po' alla volta affermata l'idea che in realtà scienza e società sono due elementi che si confondono e che fanno parte dello stesso contesto, e quindi si è iniziato a parlare di scienza all'interno della società. Il tutto ha anche ha avuto una ricaduta molto importante anche nel modo di concepire e in parte anche di realizzare la comunicazione tra queste due entità, che chiaramente sono assolutamente appartenenti allo stesso contesto, fanno parte dello stesso mondo di cui facciamo parte tutti noi, ma che però innegabilmente hanno anche degli elementi di separazione, di diversità, e quindi permane questo problema della comunicazione. Un autore francese che si chiama Michel Calon, per esempio, nel 1999 ha proposto questa classificazione che vi mostro molto rapidamente, dicendo: guardate che ci sono tre modi di immaginare la comunicazione e l'interazione tra la scienza e la società. Il primo modello è quello dell'educazione del pubblico, che è tipicamente quello della divulgazione, che presuppone una relazione dove c'è una demarcazione molto netta tra scienza e società. Lo stesso è il modello del dibattito, quindi del confronto tra scienza e società, che parte sempre da un presupposto di separazione. Ma il terzo modello, quello a cui si avvicina di più l'approccio che adesso si è maggiormente consolidato, parte dal presupposto che i confini tra la scienza e la società siano molto confusi, molto difficilmente identificabili, e quindi si preferisce parlare di modello della coproduzione, del fatto che le cose in un modo o nell'altro vengono fatte assieme. Quindi, ritornando alle slide iniziali, se noi immaginiamo la relazione tra scienza e società in questo modo, tendenzialmente il modello di comunicazione a cui facciamo riferimento molto probabilmente sarà quello del public education. Se invece ci spostiamo progressivamente verso una commistione molto stretta tra scienza e società, probabilmente ci sposteremo o verso il modello del dibattito, del confronto, o meglio ancora, o se ci spostiamo proprio all'ultima idea della completa sovrapposizione tra scienza e società, al modello della coproduzione, del fatto che le cose si fanno assieme. Non mi ricordo più quanto tempo ho. 5 minuti. Ok. La stessa cosa, lo stesso ragionamento si potrebbe fare, ma non lo faccio perché sennò brucio 5 minuti che mi restano. Se anziché di scienza parliamo di innovazione, c'è questa nella fiera dell'Expo di Chicago del 1933, lo slogan era quello che vedete lì: la scienza inventa, l'industria applica e la società si adegua, che è direi una bella descrizione proprio del modello della separazione e della comunicazione in termini educativi, quindi una idea di innovazione che si sviluppa in un processo di tipo lineare come quello schematizzato a fianco, mentre l'idea della coproduzione vede queste tre componenti, diciamo, girare assieme all'interno dello stesso contesto. Qui vi avevo preparato questa cosa che a me piace tanto. Avete presente, qualcuno di voi ha visto il film con Benigni e Troisi? Quando vengono catapultati all'indietro nel 1492, a un certo punto incontrano Leonardo da Vinci, e nel dialogo che hanno con Leonardo da Vinci, il genio che tutti noi conosciamo, che ha inventato, ha scritto, ha previsto in parte cose che dopo forse si sono realizzate, eccetera, eccetera, gli cercano di spiegargli che cos'è un treno.
e ne escono pazzi perché non riescono a spiegargli che cos'è un treno. Sembra che Leonardo da Vinci non riesca a capire che cos'è un treno. Ora la cosa interessante per me è la domanda: perché Leonardo da Vinci non riesce a capire che cos'è un treno? In fondo, intelligente era intelligente, era un genio, lo riconosciamo tutti. Aveva tutta una serie di conoscenze che potevano tranquillamente fare da base per la comprensione di che cos'è e come funziona un treno. Il fatto che non ci riesca, io lo spiegherei con, o che abbia fatto fatica, perché poi alla fine in qualche modo ci riesce, che diciamo non riusciva a immaginarsi il treno facendo l'operazione che facciamo tutti noi quando pensiamo all'innovazione, al futuro, eccetera. Cioè prendiamo il nostro presente e ci schiaffiamo dentro una qualche novità. Non riusciva l'operazione di immaginare il tempo in cui viveva con dentro il treno, perché il treno non è solo la tecnologia che fa muovere la locomotiva, le rotaie, ma è tutto un insieme di comportamenti, pratiche, conoscenze, eccetera, che fanno sì che il treno funzioni. Non basta accendere una locomotiva perché un treno funzioni, o per avere un treno come lo conosciamo noi. Per avere un treno servono un sacco di cose, compreso per esempio il fatto che sappiamo che c'è un orario, che si va a prendere in stazione, che può arrivare in ritardo e cose di questo tipo. È un altro modo per dire sostanzialmente che, anche parlando di innovazione, funziona bene l'idea della coproduzione. Cioè anche gli utilizzatori cosiddetti finali in realtà sono parte integrante dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, non solo perché la accettano, ma perché in qualche modo contribuiscono a darle forma e legittimità. Una cosa molto importante ci sono è che in questa interazione molto stretta tra questi elementi, scienza, tecnologia e società, entrano in gioco gli aspetti più immaginifici, più legati alla descrizione di scenari futuri in cui succederà qualcosa che richiede di mobilitare risorse dell'oggi, quello che i miei colleghi chiamano gli scenari sociotecnici o gli scenari delle promesse, delle aspettative tecnoscientifiche, no? E è stracolmo di esempi, sono difficili da trovare. Lasciamo da parte la fantascienza, che è il primo osservatorio, insomma. Ma per esempio ci sono un sacco di visioni future, come quella proposta per esempio da Kurzweil sull'idea della singolarità, che costruiscono uno scenario all'interno del quale si collocano tutta una serie di elementi di carattere scientifico e tecnologico. Ma la cosa interessante che volevo richiamare adesso è che questi scenari dove si trovano? Si trovano nei discorsi collettivi, si trovano nei mass media e non sono solo proiezioni fantasiose nel futuro, ma hanno una capacità fortissima di retroazione sul presente e di mobilitazione degli attori del presente, per cui non sono diciamo solo uno spazio del divertimento, della fantasia, hanno una valenza molto importante ed è un modo per cominciare a sottolineare l'importanza di non sottovalutare il valore strategico della comunicazione e il fatto che la comunicazione non è solo scambiarsi di informazioni, ma è anche costruzione di immagini, attese, aspettative, promesse che mobilitano le risorse del presente. Chiudo molto rapidamente, saltando via tutte queste cose che non c'è tempo di dire. Ho provato a riassumere molto rapidamente quali potrebbero essere i fattori che ostacolano una comunicazione riguardante la scienza e la tecnologia basata sul modello della coproduzione. Ovviamente la cosa è molto sommaria e incompleta, ma è giusto per cominciare a discutere. Beh, la prima è il radicamento di questa concezione che pensa che la scienza e la società siano due entità nettamente separate. Di questo abbiamo già parlato, quindi non ci torno più di tanto.
C'è un problema ancora permanente, io l'ho messo lì in modo un po' brutale, di autoritarismo della comunità scientifica, cioè molto spesso accade che gli scienziati si presentino sulla scena pubblica come portatori appunto di una conoscenza e come unici depositari della verità. Questo ovviamente non ha nulla a che vedere con il fatto che non, cioè, certo che lo sono, portatori della verità, ma la verità che loro controllano è la verità scientifica. Poi c'è tutto un altro insieme di cose che entrano in gioco molto, in misura molto rilevante, che se non se ne tiene conto generano dei guai. Adesso siamo qui che discutiamo di vaccini o non vaccini, e questo è un bel caso in cui si vedono dopo alcuni guai generati in passato da un certo modo di intendere la comunicazione tra, per esempio, la medicina e il pubblico. Guai che hanno in qualche modo eroso l'autorevolezza scientifica, anche attraverso promesse e aspettative troppo grandi. Il cancro dovevamo averlo tolto dai piedi già qualche decennio fa ormai. Si sviluppa spesso, questa discussione si sviluppa nei media. I media hanno modalità di funzionamento molto diversi da quelle che per esempio funzionano nella comunicazione tra gli scienziati fanno un po' fatica ad accettare o a capire questo, per esempio che quando si va in televisione tipicamente funziona la logica della polarizzazione. Se c'è uno scienziato pro-vax ci deve essere qualcuno anti-vaccino, che fa chiaramente un'operazione comunicativa molto discutibile, perché mette sullo stesso piano situazioni che sono molto diverse, perché il 98-9% della comunità scientifica sarebbe il peso del primo e lo 0, qualcosa il peso del secondo, ma dal punto di vista mediale compaiono assieme, e altri elementi. Le ultime due cose che richiamo è che spesso il focus della comunicazione pubblica, quando si parla in pubblico di scienza e tecnologia, è concentrato sui risultati anziché sul processo, cioè su come ci si arriva, e questo introduce tutta una serie di distorsioni molto con conseguenze molto problematiche. E chiudo ricordando che però spesso la comunicazione e il coinvolgimento del pubblico, nel momento in cui viene chiesto un impegno in questa direzione agli scienziati e ai ricercatori, non si riesce a fare in modo che questo impegno, che è gravoso, non sia lasciato alla sola buona volontà dei singoli ricercatori, anziché dare un riconoscimento istituzionale, per esempio in termini di carriera o di posizionamento all'interno dell'attività di ricerca, dell'organizzazione di ricerca, a chi si impegna sul fronte della comunicazione. Gli scienziati che fanno comunicazione lo fanno nel tempo libero perché sono appassionati, ma non c'è, diciamo, un'abitudine, un orientamento chiaramente orientato in termini istituzionali che promuova l'impegno degli scienziati in questa direzione. Grazie. Grazie. Facciamo un cambio palco rapido. Io intanto ringrazio Federico Neresini perché mi ha dato una serie di spunti fondamentali per entrare nella mia presentazione. Poi vorrei anche ricollegarmi all'ultima cosa detta da Federico, dal riconoscimento dell'impegno che i ricercatori possono avere nel public engagement, nelle attività di comunicazione, che è ovviamente un vincolo e un constraint molto grande. Se viene lasciato solamente alla buona volontà, è chiaro che non si riesce mai a fare massa critica e a creare delle attività che poi abbiano davvero un impatto sia per gli enti di ricerca ma anche per la società, perché chiaramente diventano solamente delle azioni, delle attività sporadiche. Allo stesso tempo bisogna dire che bisognerebbe anche integrare nei percorsi formativi dei ricercatori delle attività di formazione alla comunicazione della scienza. Direi che queste attività a cui state partecipando voi qui in Ca' Foscari in questa settimana della comunicazione della scienza sono veramente un valore aggiunto alla formazione dei ricercatori, perché spesso
ricercatori volenterosi si trovano anche come dire, con la necessità e con la volontà di voler mettere in pratica queste attività, ma non hanno la formazione, non hanno le competenze per poterlo fare in maniera efficace, e spesso ci troviamo in quelle situazioni magari di autoritarismo scientifico, come Federico le chiamava, in cui la comunicazione rischia di fare più danno che recare un vantaggio alla comunità scientifica stessa. Quindi anche questo è un elemento che mi sembra interessante. Come vi dicevo, io mi occupo di public engagement e responsabilità della ricerca e dell'innovazione, anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Giannino Bassetti, che è una fondazione no profit con sede a Milano, che si occupa di responsabilità nell'innovazione da più di 20 anni, quindi promuovendo pratiche e riflessione teorica rispetto a questo tema da tantissimo tempo. Tema che poi appunto è stato introdotto pionieristicamente da Fondazione Bassetti, da altri attori e altri pensatori in Europa ma anche negli Stati Uniti, e che poi ha trovato un riconoscimento formale, quasi un'istituzionalizzazione all'interno dei programmi quadro della Commissione Europea. Sicuramente in Horizon, nell'attuale programma quadro, ma c'erano già appunto, come indico qui, alcune azioni preparatorie nei precedenti programmi quadro, fin dal quinto al sesto, e poi un'apparizione veramente esplicita nel settimo programma quadro. Ma appunto si parla già di scienza e società, programmi di scienza e società, scienza con la società, e ora Science with and for Society, che è appunto un topic proprio dedicato a queste tematiche della responsabilità della ricerca e dell'innovazione in Horizon 2020. In realtà, oltre ad avere dei progetti che sono esplicitamente finanziati con lo scopo di promuovere attività sia di ricerca ma anche di azione della messa in pratica dei principi della Responsible Research and Innovation, il tema dell'RRI è cross-cutting in tutti i progetti finanziati dalla Commissione Europea nell'attuale programma quadro, proprio perché sono tematiche, principi che dovrebbero guidare il ricercatore e l'innovatore a 360 gradi. E tra un attimo appunto vedremo che cosa significa agire mentre si fa innovazione, mentre si fa ricerca in maniera responsabile. Esistono varie definizioni di che cosa sia la RRI, varie definizioni teoriche che sono nate nell'ambito del pensiero della Commissione Europea, ma anche di tutti coloro che si occupano del rapporto scienza e società più in generale, che provengono dall'ambito della sociologia della scienza, ma non solo, degli STS, con applicazioni varie. Ma di fatto quello che poi si è scoperto nella pratica è che agire in maniera responsabile secondo tutta una serie di criteri è qualcosa che in alcuni casi appunto è insito nelle attività spontanee, quindi non istituzionalizzate, che avvengono nella società, sia a livello di ricerca che a livello di azione. Quindi ci sono dei colleghi di Federico che parlano proprio di de facto RRI, non sono delle azioni che sono come dire, promosse da delle istituzioni, ma che nascono spontaneamente perché il processo di innovazione, il processo di ricerca avviene secondo alcuni criteri che le fanno definire de facto RRI pur non avendo quell'etichetta specifica. Collegandomi a quello che è stato detto prima da Federico, la RRI è un po' il riconoscimento di quello che avviene normalmente quando si produce innovazione e si produce ricerca attraverso un processo di coproduzione, come appunto ci diceva Federico, in cui il legame tra ricerca e innovazione e gli attori della ricerca e innovazione e la società è assolutamente indistinguibile. E quindi nel momento in cui io mi trovo in laboratorio, mi trovo a produrre un prodotto innovativo, non posso non tenere in conto di una serie di fattori che influenzano già naturalmente la nascita di quel progetto di ricerca, la nascita di quel prodotto di innovazione. Secondo la definizione della Commissione Europea, appunto, come vedete, la Responsible Research and Innovation è appunto un processo di produzione, così come ce l'ha raccontato Federico Neresini, in cui tutti gli attori della società, ovviamente in cui sono compresi anche i ricercatori e anche gli innovatori,
lavorano insieme lungo tutto il percorso innovativo, lungo tutto il percorso innovazione, allo scopo di arrivare a un punto finale in cui si riescono ad allineare i valori, le necessità e le aspettative della società europea, perché chiaramente siamo nel contesto europeo. Quindi si va attraverso una strada di innovazione e di ricerca avendo in mente che lo scopo finale sia quello di arrivare a un prodotto, arrivare a dei risultati della ricerca che non confliggano con i valori, le necessità e le aspettative che la società europea può avere rispetto a quella tecnologia, rispetto a quella scienza, rispetto a quella ricerca. Nella pratica esiste una definizione operativa di Ararai che è stata data nel corso dei vari programmi quadro dalla Commissione europea con una certa flessibilità. Diciamo, ci sono degli elementi che caratterizzano fortemente cosa significa fare Ararai, ma chiaramente non, questa descrizione è operativa e allo stesso modo flessibile. Quando parliamo di Ararai ci può essere e devono esserci poi anche a seconda della disciplina e del campo di applicazione della ricerca e dell'innovazione, devono esserci altri elementi, altri principi da prendere in considerazione. I classici pillars o le keys, come vengono definite dalla Commissione europea dell'Ararai, come vedete sono sicuramente il public engagement, la gender equality o la gender dimension, l'ethics, science education, open access, ormai chiamato direttamente open science, e la governance, che è come dire, un concetto che incide più soprattutto sulle istituzioni che sul singolo ricercatore, sul singolo innovatore. Il public engagement è assolutamente un elemento fondamentale della Responsible Research and Innovation e nasce anche nell'ambito dei progetti di ricerca, dei programmi quadro della Commissione europea, dal vincolo che ormai ci portiamo avanti da diversi programmi quadro di dover avere nel nostro progetto delle attività di comunicazione e di dissemination, quindi le attività rivolte verso il pubblico di outreach o di comunicazione, come viene chiamata, sono un elemento importante e imprescindibile per i progetti di ricerca. Un progetto della Commissione per cui si richiede un grant alla Commissione europea non verrà mai finanziato da Horizon 2020 se non è previsto un piano di dissemination e di comunicazione di outreach. È proprio un vincolo su cui si basano uno degli elementi della valutazione, in particolare appunto l'elemento dell'impact, che significa tante cose, ma anche si esprime come impatto sociale, quindi anche attività di comunicazione verso il pubblico. Attività di comunicazione che vanno pensate, organizzate, ideate e messe in pratica durante tutto il corso del progetto, quindi non solamente alla fine quando si arriva ai risultati, ma appunto con uno sforzo di ideazione ma anche di pratica di attività che raccontino al pubblico tutto il processo di quel progetto lì, quello che appunto diceva anche alla fine della sua presentazione Federico. È importante raccontare come la ricerca accade, non solamente raccontare quali sono i risultati, e possibilmente è importante integrare il punto di vista del end user o del pubblico attraverso questo percorso, integrarlo in modo da avere un processo responsabile e di coproduzione. Come dicevo, la Responsible Research and Innovation ha sicuramente questi pillars fondamentali, ma sempre di più si parla anche di altre dimensioni molto importanti che hanno a che fare chiaramente e incidono anche sul public engagement, come l'inclusione o social justice e la sustainability. E chiaramente anche tutte le riflessioni rispetto all'impatto ambientale sono fondamentali nell'integrazione del concetto di responsible research and innovation.
Quello che mi preme è appunto dire che chiaramente il public engagement è uno dei valori, delle dimensioni fondamentali della Responsible Research and Innovation. Ci sono molti modi di esplicitare la Responsible Innovation all'interno dei progetti europei che appunto affrontano e prendono in considerazione la Responsible Research and Innovation, ma il public engagement, la comunicazione verso il pubblico è sicuramente uno degli elementi. Detto francamente, è difficile anche trovare degli esempi concreti che già esistono che possano prendere in considerazione tutti questi elementi che vediamo, perché considerare appunto attività di comunicazione al pubblico, tenere in considerazione la gender equality o ancora di più la gender dimension, che era anche quello che descriveva Federico prima nel campo della biomedicina, inquadrare la ricerca sotto una dimensione diversa, come per esempio appunto per i trials clinici, di cui fino adesso abbiamo solamente dei risultati su campioni di sesso maschile. Vedere la propria ricerca sotto la dimensione gender significa cambiare il punto di vista. Nella biomedicina è molto intuitivo capire, anche se in realtà ci siamo arrivati solo negli ultimi anni, che cambia la prospettiva, ma su tantissime ricerche partire da un punto di vista differente del gender cambia la prospettiva, cambia il processo, cambia i risultati finali. La science education, tutto l'open access, tenere in considerazione tutto perché un progetto possa essere considerato RRI chiaramente è molto complesso e è molto difficile trovarlo nella pratica rispetto ai casi che ormai conosciamo. E per esempio c'è un progetto ormai concluso del settimo programma quadro chiamato RRI Tools, che è molto interessante da poter consultare, perché è veramente un archivio di tutti i casi di Responsible Research and Innovation sotto le tematiche o che le varie tematiche o che come dire utilizzano una o più di queste dimensioni, e che trovate ancora appunto disponibile online, in cui potete vedere quali possono essere i casi concreti di RRI. Però appunto il public engagement è sicuramente un argomento chiave della Responsible Research and Innovation. La comunicazione al pubblico, il coinvolgimento del pubblico nelle fasi della ricerca è assolutamente fondamentale per arrivare appunto a quell'obiettivo che dicevamo di allineamento dei valori, dei bisogni e delle aspettative della società europea. Se non c'è un contatto, se non c'è un dialogo, se non c'è uno scambio continuo con la società che riceverà alla fine i risultati della vostra ricerca, della vostra innovazione, è impossibile pensare di poter portare avanti un progetto che possa essere considerato di Responsible Research o di Responsible Innovation. Grazie mille. Grazie. So we switch to English. Unfortunately, you should, at least I will switch to English. Yeah, no problem. Quindi abbiamo visto il punto di vista del sociologo, abbiamo visto il punto di vista della fondazione che segue la Responsible Research and Innovation come missione. E adesso vediamo il punto di vista del finanziatore europeo, e forse il finanziatore europeo più cool che ci sia, l'European Research Council. The floor is yours. So I will try to briefly introduce the European Research Council. I'm sure that some of you might have heard about it. But just before going to the communication part, I wanted to make sure that everyone understands what's the, let's say, product that we are trying to communicate about. And then I'll show you what is some elements of our strategy. So a little bit the kitchen of our communication. I use communication for science because it's not only science communication. We are not only communicating about the results of the funded research,
but we are also communicating about something that I think Federico mentioned, if I my Italian allowed, about some processes. Yeah. So not only the results, but also the processes that lead to these results. And in those processes, ERC is key. So what is the ERC? I mean, in one word, some people say that it's Champions League of the European research. So it's a part of the Horizon 2020, and it was also part of the framework contract, seventh framework contract, framework program, yes. So it's part of the European project. I listed here some of the, let's say, values or features of the ERC. First one is Europe. We are part of the European Union. Second is excellence. It's a very, in a way, it's a very simple program. We evaluate research proposals based on just one criterion. It's the quality of the research proposal, and it's the quality of the track record of the applicant. Frontiers. ERC was made to break those frontiers. Frontiers in knowledge. So we fund not only basic research, not only blue sky research, we fund some research projects that are very close to innovation. But one feature that they have to have is that they are on the frontiers of human knowledge. Freedom. It's a very important value in general. It's also a very important value for us, because those grants, the grants that ERC awards, give a lot of freedom to the researchers. We also give a lot of freedom to the applicants, actually, because there are no policy directions. There are no top-down preset ideas which type of science we fund. We fund anything that comes from the scientific community, so so-called bottom-up approach. Independence. Grants give an independence to the ERC grantees. They can establish their labs, they can have stable financing for at least 5 years. And it's this financial stability gives certain autonomy and prestige. But ERC also is relatively independent body itself. It's independent as much as possible from the big politics in Europe, because we have this nice umbrella of the European Research Council, Scientific Council. These are the representatives of European scientific community, 22 of them, who gives the actually direction for the ERC and protect us, if you wish, from certain political pressures. Risk is also an important value or feature. We fund things which are quite risky. So risky in terms of they are, our grantees explore some avenues which might sometimes turn out to be dead ends. But we have to do it in order to achieve really bright breakthrough results. Simplicity, I just mentioned, it's a very simple program. And actually, applications itself is quite simple. It's just 15 pages that describe in certain detail the applicant and the project proposal. And they are these proposals are then evaluated
not by officials sitting in the European Commission, but by other renowned researchers who come to Brussels to interview applicants, to review the proposals. And youth is also quite important feature, because 2/3 of our grants go to young or mid-career researchers. So if you make it very simple, our communication objectives are two. We try to persuade top talent around the world, and in Europe especially, to apply, to try. Because we want to give the best conditions for scientists, for top scientists in Europe. We want ERC to become a magnet for talent, an international magnet for talent. And then we need to persuade also our stakeholders, politicians, policymakers, officials, and so on, to support us, to support frontier science, to support this type of funding mechanism, the funding mechanism that is based on the values that I talked about just a minute ago, and also support our autonomy, because it's like with the academic freedom. We believe that giving us this freedom, giving the ERC, and by extension giving the scientific community certain autonomy and means, can produce best scientific results. And what are the challenges? I would say, what are the challenges for communicating this at ERC? One thing is, I think, one thing important and quite recent is a certain change in public discourse, in rhetoric, that is everywhere around us these days. And there are certain, I will tell you, I mean, maybe in points, there are certain features of this rhetoric that we find that are challenging our communication and our effective communication. So people exaggerate to make the point. There's a culture of exaggeration. There's little tolerance for uncertainty, risk among politicians and among general public. There is a presumption of bad faith, especially when it comes to, let's say, elite institutions, and the ERC, the European Commission, even universities are considered institutions that are part of the establishment. So people suspect all authority. Those who criticize, or those who engage in this rhetoric, they don't feel responsible for explanation. They don't feel that it's their role to explain. Many people treat facts as opinions. And there is often a rejection of possibility of rational debate. And there is, what is on the rise is a sarcasm, cynicism, irony. And this is very difficult for an institution in this kind of context to communicate efficiently. There is also this, you know, in universities, among academics, there is a culture of scientific argument, which means that you state your arguments as clearly as possible. But not only this, you state them as weakly
as possible. Because you want to give other competing theories, other competing points of view, honest representation in your communication. As a scientist, as a if you are a scientific communicator. But there is very much turned into advocacy type of communication, where you basically ignore other opinions, you state very strongly your own claim, and you have no obligation to be clear or comprehensive. The most important is the objective to convince. So if you combine all this with fake news, post-truth, alternative facts, then ERC as one of the prominent institutions in scientific community in Europe has to recognize that you know, it's difficult to communicate. And communication, and all these changes in the rhetoric have quite important impact on trust. Still, scientists are among the most trusted professions. Although this trust is slightly eroding, you gave the example of vaccinations, I think, but you can give examples of climate change, genetically modified organism, a lot of other areas where this trust in science is diminishing. And also, probably, people start to trust scientists, but in a very narrow niche, where they are actually specialist, so you trust your doctor to with your specific health condition, but you don't really trust him when it comes to opinions on politics. And you can see that today we have elections in the United Kingdom. One of the prominent politicians said that, you know, we have enough of experts. So people have enough of experts. Politics, I think it's also a challenge for us, because politics works on a short term and local, and science works on the basis of long term and global. And very often it's difficult to combine those two things. Plus you have European politics, which is changing dramatically these days. So it's also quite difficult context. Diversity. Here I'm talking about the diversity of our stakeholders. We are an European organization. We have 28 member states. We have 23 official languages. We have different cultures of science. Scientific work, different news cycles. It's a challenge to work in such a diverse context. Competition. I'm talking here not only about competition for funding, but also for competing values. I showed you what are the ERC's values. One of the values is, for example, excellence. But excellence will clash with something that another speaker here talked about, with equality. Do you want really to promote excellence without regard to equality? Or do you want to promote frontier science without regard to application or innovations? So these are things which we have to be prepared to discuss and to defend. And
finally, this is also invisible funders. I mean, this is also part of the process part. When you read news about scientific discoveries, you probably read about the scientist. So you know who did it, who was this protagonist, who was the discoverer, explorer. You will probably read where he works, the lab, university, his country, or her lab. But funder? No, I mean, usually you are not going to read about funding. And if we don't get this certain minimum visibility, I think this system is not going to be sustainable. So how we... Okay, this is a sort of how we respond. You know, what sort of tools and tactics we unleash. I mean, we have usually organizations, and we also, we have sort of own media, which is our website, our newsletters, our publications, our events. We have earned media. It means you earn certain exposures and certain visibility because people trust you. So people, journalists trust you and write about you or produce news stories on TV, radio. Members of the public trust you and share content, share news stories on social media. And then you have different partners, can be other universities, governments, that also communicate on your behalf. And finally, in this mix of own, earn, you have paid media. I mean, we don't usually pay for advertising because it has certain bad connotation, but you have to remember that around you, in corporate world, everyone pays for communication. That's why companies have such strong brands, and unfortunately, public institutions do not have. And part of the reason is that you are not going in this competition of messages. You are not going to be able to cut through without paying a little bit sometimes. So, just a mix of different, let's say, tips or elements that we think that in some way address those challenges and help us communicate better. We try to invest in partners, so invest in researchers who have our grants, to encourage them and to tell them and to support them when they want to communicate. The same for the so-called host institutions, so for universities, research centers that host our grantees. And there are other partners within European institutions and governments that can help. It's impossible for us to communicate to 500 million European citizens. That's why you need relays, partners, to get to these people with your message in a tailored way. And here, tailor and localize your communication. We try to translate sometimes our press releases, our news stories, because most news is local, and you have to, and local locality or geographic proximity is very important news value. Be fast and agile, be flexible. I mean, today everyone is journalist, and everyone expects answer now.
So there's, if you don't provide it now, people start to be suspicious. They think, well, probably they have something to hide. And then, if you don't answer in another 15 minutes, they think, no, they are bad people. They are bad people. They want something to hide. They have something to hide. So we try to be very fast. For example, National Science Foundation in the United States, they have a clear public declaration that they will come back with some sort of answer to any inquirer within media in half an hour. It's a big challenge, half an hour. It doesn't mean that it will be a comprehensive answer, but at least it will be acknowledgement of a question, and they are, again, another commitment. They are going to come with more or less comprehensive answer the same day. Detect early and upcoming, detect early upcoming news. We have, it's a big challenge for us, but we try to set up different processes in order to get news as soon as possible. We have 7,000 grants now, so it's quite difficult, but to prepare a campaign, to prepare a good media relations activity, you need time. Give hands-on advice. So give your public some very practical advice. We produce quite a lot of videos that answer questions like, you know, how can I apply? What is the most important thing to do when you apply? Or encourage people to apply. So practical hands-on advice. Inspire. Our followers, very often we see it on Twitter, and some of the most retweeted or liked content are some inspirational quotes from our president, who comes across as a defender of scientific community in Europe. And these things, people are somehow, people wanted to hear this. And finally, tell stories, because stories give context. They give, they turn different areas of your brain, basically, to, they don't require analytical thinking. And they, well, neuroscientists actually believe that people, when people listen to stories that have a narrative arc, a little bit of tension, that bodies synthesize oxytocin, and oxytocin increases your sense of trust and bonding. You are more likely to be open to another views, another new information, when with the help of this hormone. So if you don't mind, I will show you a 3-minute video, and I hope that you will synthesize a little bit of oxytocin. And just one explanation. This is a project that we developed for the 10th anniversary of the ERC, because this year we are celebrating, marking 10th anniversary of the European Research Council. And we wanted to show, you know, this 360 view of the ERC, so show perspective of different people who were somehow touched by the ERC. Researchers mainly, but also research policymakers, patients, business people. And we thought that the best way to do it would be not through some analytical publications, but by showing some great individuals who, with their own personal stories.
So that's one of example. I'm a scholar of English literature and I've always been very interested in languages. So midway through my career, about, let's say 15 years ago, I started thinking of learning Spanish. And I started listening to Latin music to improve my language skills. I thought, hang on, maybe I should take some dance lessons. After I took my lessons, I was absolutely hooked. I started dancing almost every night. Wherever I found a Latin dance night, I was there. When I got into dancing, I realized I wanted to know more about the history of the dance. The more I read, the more I realized that this dance form that was so exhilarating and joyous was actually born out of some very deep human tragedies, colonialism, slavery. When Europeans started transplanting, against their volition, of course, African peoples to the Americas, these African people were taken in a brutal fashion without any ability to bring anything material with them. But what seemed to have been retained was their rhythms, which they carried in their body. And these rhythms actually then formed the basis of all the dances that developed in the Americas. When we study African heritage social dances that developed on the plantation, we actually find a way to understand this dark chapter of human history, which is slavery, by looking at a very powerful mode of resistance. Human beings always resist that which is brutal and that which suppresses their creative powers. And music and dance are very powerful modes of resistance. Most people would imagine that funding science and technology research is important because that's what makes the world progress. But I would say that it's even more, perhaps arguably more important to focus on humanities research, because to move forward, we as human beings need to understand what makes each other tick. I'm a proud Indian, but I'm a global citizen, and I develop my research in Europe, in the UK. I think the ERC is certainly able to function as a magnet to draw the best of researchers from all over the world, including Asia, because what researchers want are the resources to carry out their dreams and to ask the big questions. When I come home, I usually would put on some music, open my fridge, and start cooking. Yeah, the food I cook, it's kind of Indian, kind of Chinese, kind of African, kind of Caribbean. In fact, nowadays I cook what I call a kind of Creole Caribbean curry, the best. But that's why the music that I listen to, which is also Creole music in the broadest sense of Creole, being creating new things out of old stuff. That's me, Creolization of the world. That's what I'm advocating. If you want to watch more of those stories, they are all on our website. It's also in the form of a photo album. And we develop also an exhibition that will hopefully one day come here. So thank you, and if you have any questions, I'm happy to answer them.